Carta e cartone possono essere riciclati innumerevoli volte, ma il riciclo inizia solo se sei tu a dare il via con la raccolta differenziata. Carta e cartone che hai depositato nell'apposito contenitore entrano così nel ciclo industriale, dove Comieco è il garante dell'effettivo riciclo. Vengono prelevati dal comune o dal gestore incaricato e portati fino al terzo anello della catena, la piattaforma di selezione. Qui, carta e cartone vengono selezionati sia con azione meccanica sia manuale, suddivisi per tipologie e privati dei materiali estranei, per facilitare il successivo riciclo. Una volta selezionata, la carta da macero viene pressata in balle per favorire il trasporto al quarto anello della catena, la cartiera. È qui che la carta da macero viene rilavorata e torna a nuova vita. Tutto ha inizio in un enorme frullatore, il pulper, dove la carta si scioglie in acqua e prende vita un composto fatto al 99% da acqua, che grazie alla macchina continua diventa in poco meno di 2 minuti un foglio di carta completamente asciutto. La nuova carta, avvolta in grandi bobine di circa 10 tonnellate, è così pronta per il quinto anello della catena, i trasformatori. È nelle cartotecniche e tipografie che la carta riciclata viene trasformata. Si parte con la stampa, poi si passa alla fustellatura, che dà forma al foglio. Ed ecco qui una nuova scatola o altri prodotti, pronti per l'uso, che ritrovi nella vita di tutti i giorni. Il ciclo del riciclo è praticamente infinito e tu, con la tua raccolta differenziata, hai il prezioso compito di farlo nascere. L'Aquila, l'ultima tappa del tour primaverile di Pala Comieco, l'iniziativa itinerante del Comieco, consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica. Porta nelle piazze italiane per avvicinare adulti e bambini ai temi della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone. In collaborazione con il Comune dell'Aquila e Aquilana Società Multiservizi S.p.A., dal 19 al 22 aprile sarà possibile conoscere le mille vite della carta direttamente in Piazzale dei Caduti del Soccorso in Villa Comunale, con ingresso libero tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19. Come nascono carta e cartone? Come si differenziano i rifiuti in modo corretto? A cosa serve la raccolta differenziata che i cittadini fanno? A queste e a molte altre domande risponderà la Pala Comieco attraverso installazioni interattive e divertenti giochi quiz. Pala Comieco svela le diverse fasi del riciclo e del ciclo della carta e del cartone e mostra come raccolta differenziata e riciclo possono dar vita ad un perfetto esempio di economia circolare, con cui rifiuti e scarti tornano ad essere una risorsa o materia prima seconda. 3 speciali scatole di cartone all'interno delle quali giocare con la raccolta differenziata per imparare divertendosi. Il valore ambientale ed economico di un gesto così semplice e così importante. L'obiettivo è quello di crescere cittadini consapevoli e responsabili, in grado di compiere scelte e comportamenti sempre più sostenibili per il bene della collettività. Quasi 40.000 le tonnellate di carta e cartone raccolti per un pro capite di 53 kg ad abitante. Questi i buoni risultati raggiunti dal Comune dell'Aquila nel 2017. Numeri superiori rispetto alla media provinciale, che si attesta sui 44 kg ad abitanti, e in linea con il pro capite nazionale 53 kg ad abitanti, ha dichiarato Piero Attoma. Questi ragazzi debbono capire che già quello che si fa oggi non è per niente perso, perché ogni chilo di carta o cartone che viene raccolto nelle nostre case ha un seguito, viene riciclato, ridiventa carta, ridiventa quindi imballaggio. Quindi, come si dice, nulla si crea, nulla si distrugge. L'Aquila è in media nazionale, quindi l'Aquila sta facendo tanto, può fare molto di più, noi siamo qua per spingere perché faccia di più, però ricordo che l'Aquila raccoglie 53 kg pro capite e questa è esattamente la media nazionale. I dati di quest'anno sono assolutamente confortanti, perché i primi 3 mesi danno una proiezione per tutto l'anno che fa arrivare la percentuale al 60%. Iniziative come Comieco sono occasioni per mostrare ai cittadini cosa succede alla carta e al cartone una volta avviati al riciclo. Grazie alla raccolta differenziata che, se svolta correttamente, non apporta solo benefici ambientali, ma anche economici.
Nel caso dell'Aquila, infatti, sono quasi 240.000 euro i corrispettivi economici che Comieco ha corrisposto al comune nel 2017 per la raccolta di carta e cartone sul territorio urbano. Salutiamo con entusiasmo l'iniziativa di Comieco, ha dichiarato l'assessore all'ambiente del comune dell'Aquila, Emanuele Imprudente. Le politiche legate alla promozione e gli incentivi alla raccolta differenziata rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito delle azioni strategiche programmate dall'amministrazione comunale e, in particolare, dall'assessorato all'ambiente. Questa iniziativa entra perfettamente in linea con quello che è l'indirizzo che si è data questa amministrazione, che è quella, insieme all'SM, di promuovere campagne di sensibilizzazione per quanto riguarda la raccolta differenziata. Nello specifico oggi siamo qui e ci fa pienamente piacere che la città dell'Aquila è stata scelta come una delle 5 città in Italia per il Palacomieco. Saranno dei giorni fino a domenica dove verranno illustrati ai bambini la mattina e ci avremo una presenza di circa 700 bambini, quello che è il sistema di riciclo e riutilizzo della carta, cartone, imballaggi e l'importanza quindi che ne può derivare da questo tipo di riciclo virtuoso. Dicevo, un elemento importante perché l'indirizzo dell'amministrazione è quello di iniziare l'educazione del riciclo, del riuso e della raccolta differenziata partendo dai ragazzi, perché è soltanto con loro che si può creare quella cultura che è così importante per far sì che le nostre città siano più vivibili, ci sia una raccolta differenziata vera, insomma ci sia un rispetto vero dell'ambiente. In questo quadro, una corretta e puntuale informazione, soprattutto ai bambini e ai ragazzi, sulle dinamiche del riciclo e su come queste buone pratiche possono incidere sull'ambiente e sulla qualità di vita, rivestono senz'altro un ruolo determinante. Imparare divertendosi è l'approccio migliore e, in questo caso, sta il valore aggiunto dell'iniziativa. Un grazie dunque, ha concluso l'assessore, a Comieco e all'SM per la sinergia messa in campo. Ci abbiamo lavorato insieme ad ASM a questa iniziativa e credo che sia importante anche un riconoscimento dell'impegno che in questi 8-9 mesi stiamo dando come impulso al settore del verde, della raccolta differenziata, del ciclo dei rifiuti. Si sta lavorando, nello specifico vogliamo lavorare molto, investire molto per le nuove generazioni. Fabio Ianni, l'ASM è in primo piano proprio nel cercare di riciclare. Sì, noi abbiamo partecipato a questa manifestazione, ringraziamo anche il Comieco che ha dato modo di presentare questo magnifico stand sul nostro territorio e siamo in primo piano nella lotta per il riciclo dei rifiuti. Noi stiamo passando un periodo legato al fatto che la città è in ricostruzione e quindi purtroppo intercettiamo dei rifiuti che non sono i classici rifiuti urbani che le altre città hanno. Noi purtroppo abbiamo un'interferenza da alcune ditte che sono legate alla ricostruzione, che vanno ad incrementare quello che è l'indifferenziato e di conseguenza annullano quello che è la raccolta differenziata fatta sia dal porta a porta che dalle varie fasi di raccolta stradale e secondo le grandi direttamente nelle grandi utenze. Ecco, queste manifestazioni tipo il Palacomieco servono proprio per sensibilizzare gli aquilani al riciclo. Sì, sono manifestazioni che servono a sensibilizzare gli aquilani al riciclo, ma soprattutto sono manifestazioni che ci fanno anche capire che noi siamo in quell'indotto e non siamo tenuti fuori, siamo sempre in primo piano, sempre in prima linea nel cercare di aumentare la differenziata e man mano riprenderci la città che a piccoli tratti, a piccoli step è in ricostruzione, quindi ben presto ne avremo una nuova. In linea con quanto dichiarato da Comieco, confermiamo la previsione di aumentare i quantitativi della carta e del cartone e del Tetra Pak per l'anno 2018, anche a fronte della piattaforma ecologica di imminente inaugurazione, che consentirà di gestire in maniera ottimale i flussi della raccolta differenziata su tutto il territorio aquilano, ha commentato Fabio Ianni di SM SPA. Al momento noi abbiamo il 65% del territorio coperto dal porta a porta. L'altro restante è in fase di espansione. Chiaramente l'espansione ci sta comportando dei problemi che sono legati sia alla conformazione della popolazione che dopo il terremoto ha preso, comunque è cambiata la demografia dei residenti e stiamo cercando di capire come si evolve la città man mano.